Buonasera, buonasera. Io mi posso spogliare perché siamo a distanza di sicurezza. Mi tolgo la mascherina, la metto qui, questa è la mia. Buonasera a tutti e tutte, pubblico dell'Overs Film Festival. Ci siamo. Poi ci saranno tutti i ringraziamenti, ma questo abito è stato fatto apposta per questo periodo di coronavirus perché ha la distanza di sicurezza. Vedete, abbiamo queste spalline che evitano che qualcuno mi si possa avvicinare troppo, va bene? Quindi è in sicurezza. Allora, prima di cominciare tutto, vorrei dire che oggi mi sento un po' come Cenerentola al ballo del principe. La fatina è già passata, mi ha donato quest'abito bellissimo e mi ha detto: vai alla festa del cinema, vai alla festa di Lovers, pieno di principi e di principesse. Purtroppo questo sogno finirà a mezzanotte, come Cenerentola, perché da mezzanotte di stanotte i cinema verranno chiusi. E mi piacerebbe che questa fosse solo una favola. E questo applauso lo estendiamo a tutti gli esercenti, tutti i lavoratori dello spettacolo. Noi non siamo un settore superfluo, noi siamo un settore essenziale della vita culturale di questo paese. E non voglio fare polemiche, ma se ci sono le messe permesse, bisognerebbe anche che anche il cinema e il teatro sia permesso. Ma andiamo avanti con la serata, perché poi devo stare attenta anche ai tempi, perché non possiamo appunto sforare, perché sennò tutto si trasforma, cioè io ritorno a essere la sguattera di 2 ore fa, capito? Ci chiudono dentro e non usciamo più. Beh, qualcuno potrei trovare interessante con cui passare il resto di questo lockdown. Va bene. Allora, questa mattina al Museo Nazionale del Cinema c'è stata una performance con la regia di Achille Lauro, con il quale poi dopo ci collegheremo, e vogliamo farvi vedere quello che è successo questa mattina appunto alla Mole Antonelliana, ringraziando il Museo Nazionale del Cinema di averci dato quest'anno per la prima volta, quest'anno come location anche la bellissima Mole Antonelliana. Guardate cosa è successo. Un brevissimo filmato. Ecco qua, questo che è successo stamattina quando ci collegheremo con Achille Lauro, lascerò a lui la spiegazione sul significato di questa performance. Però ringrazio subito il Museo Nazionale del Cinema, rappresentato dal presidente Enzo Ghigo, il direttore Domenico De Gaetano e il comitato di gestione Giorgia Valle, Paolo Del Brocco, Gaetano Renda e Anna Paola Venezia. E quindi chiedo di salire qui sul palco in rappresentanza del Museo Nazionale del Cinema, il nostro direttore Domenico De Gaetano. Ecco qua il microfono. Grazie. Salgo di qua. Sì, dobbiamo stare un po' a distanza perché io sono senza mascherina. Posso togliere anch'io Sì, quindi? perché siamo a distanza e le. Cioè, siamo a debita distanza. Distanza, quindi va bene.
Beh, grazie mille, grazie a tutti voi di essere venuti. Per noi è molto importante, per chi gestisce un museo, una sala cinematografica, un festival, grazie a una direttrice così autorevole, potrei dire, è molto importante avere un pubblico, il pubblico che vada a vedere i film. È incredibile come questa sera, che è la serata conclusiva di Lovers, è anche effettivamente la serata in cui vengono chiusi i cinema. Ma ricordo che alcuni mesi fa noi siamo stati il primo cinema ad aprire in città il 18 giugno e quindi noi ci stiamo già preparando comunque a affrontare un periodo di chiusura, ma comunque a ripartire nel momento in cui si potrà, e quindi aprire di nuovo le sale cinematografiche al pubblico con forme di spettacolo, intrattenimento, film, insomma tutto quello che è possibile fare in un cinema. Meno male i musei ancora non li hanno chiusi. Io vorrei ringraziare Vladimir, anzi un grandissimo applauso a lei, perché ha... Posso assicurarvi che non era facile organizzare un festival come questo, 4 giorni molto intensi, ospiti incredibili, oramai sempre più in collegamento naturalmente perché i tempi sono quelli che sono, però lei davvero ha fatto un ottimo lavoro, lei, la sua squadra, anche la volontaria che mi ha prestato questa spelletta, perché l'ho detto che sono tutte così sberliccicanti. Eri disadorno, effettivamente. Io non avevo nulla, mi sono vestito così, allora mi sembra, volevo avere anch'io un segno, insomma. E quindi, di nuovo, grazie a tutti, e come Museo del Cinema sono contento, e ritorneremo nella primavera del prossimo anno con un festival ancora più ricco. Grazie mille. Grazie. Grazie a Domenico Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema. Lo sapete, l'ultima serata vi dovete sorbire un po' di ringraziamenti, perché va così ed è giusto, perché se siamo qui oggi è grazie a tutta una serie di persone che hanno contribuito a realizzare questo festival anche quest'anno. Quindi cominciamo con le istituzioni, gli sponsor e i partner. Quindi ringraziamo la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei Beni Culturali, la Regione Piemonte, il Comune di Torino, e a qui abbiamo Marco Giusta, non so se vuoi dire anche tu due, non vuoi dire nulla? Sei troppo giù in questo momento. Ringraziamolo comunque con un applauso, Marco Giusta, era presente anche alla prima serata. E poi la Fondazione CRT, la Fondazione Compagnia di San Paolo, GTT, l'Associazione Amici del Museo Nazionale del Cinema, la RAI, Compagnia dei Caraibi, Coordinamento Torino Pride, UCCA Arci, Altera, Sicurezza e Lavoro, Interflora, che ci hanno fatto le Rose Rainbow, Off Topic, Associazione di Promozione Sociale Il Babi, Scuola Mediatori Linguistici Vittoria. Poi un ringraziamento particolare a colui che in maniera amichevole ci ha regalato l'immagine quest'anno del Lovers Film Festival, questa Anita Ekberg versione trans, versione Cinzia, ovvero Leo Ortolani, quindi va un applauso. Anche a lui. E poi i colleghi del Museo del Cinema, Daniele Tinti, Maria Grazia Girotto, Veronica Geraci, Giulia Fiorio, Stefano Boni, Grazia Paganelli, Bianca Girardi, Giovanna Lomonte, Cristina Monti, Andrea Merlo, Roberta Cocon, Roberta Bonalanza, Emanuela Peiretti, Andreina Sarale, Marco Grifo, Fabio Pezzetti, Tognon. Tutto d'un fiato, nonostante sia molto stringata. E in particolare il personale del Cinema Massimo, Sergio Geninatti, Roberto Flamini, Silvia Martinis, Tito Muserra, Giulia Guasco e Tatiana Mischiatti. E poi li voglio qui sul palco, la mia squadra meravigliosa, perché al vostro grazie ovviamente c'è il grazie da parte mia, e quindi vogliamo vederli in faccia, questo comitato di selezione rappresentato da Angelo Acerbi, Elsie Perino e Alessandro Uccelli.
Volete dire qualcosa? Scappano proprio. Noi scappiamo. Ecco. Dobbiamo dire prego, grazie per averci chiamato, grazie a te, grazie a voi. Grazie, noi ci andiamo, torniamo dopo. Tornate dopo, va bene, va bene. E poi c'è tutta una macchina che ha con noi creato e ha fatto funzionare Lovers. Permettete davvero un applauso a, perché poi io, Angelo Acerbi, che qualsiasi cosa che gli dico parte con entusiasmo, sì facciamolo, facciamolo. Poi abbiamo la parte un po' più istituzionale che ci mette sempre con i tacchi per terra. Grazie davvero di tutto il lavoro che fai, della pazienza, dei momenti di grande difficoltà che abbiamo convissuto insieme. Piero Valetto, grazie, grazie, grazie. Non vuoi dire nulla? Applauso a Piero, davvero, meritatissimo, grazie. Ce l'abbiamo fatta. E poi Flavio Armone, Salvo Cutaia per l'ufficio programmazione. Grazie ragazzi. E ancora, vabbè, abbiamo Maurizio Gelatti, e poi Carola Messina, Eleana Grussu per l'ufficio stampa e Chiara Borroni per i nostri social. C'ho la posa della Carrà in questo momento. E poi grazie a Elisa Liani, la regina dell'ospitalità e del problem solving. Ti porterò anche a Roma con me se sei una problem solving. E poi Marco Petrilli, Enzo Facente, Giulia Martini, Dario Gazziero, Chiara Birizio, Erika Cattaneo, Lucia Cerrato, Ada Turco e Valeria Laio. Ma come sono brava a fare i ringraziamenti io, guarda, voglio fare questo. Cosa fai nella vita tu? Ringrazio. Beh, un ringraziamento anche a mia mamma che mi ha fatta così naturale, lo vogliamo mettere, scusate. Ovviamente un ringraziamento ai direttori, al personale del Torino Film Festival e di Cinema Ambiente, anche a loro va il nostro applauso davvero. A tutti i volontari, tutti, grazie volontari, grazie della vostra forza di volontà. Senza di voi questa rassegna non si può fare. Ringrazio chi mi ha truccata e imparruccata, perché dopo che ho saputo che chiudevano i cinema era così depressa che ho detto vado da un parrucchiere e mi faccio dare un colpo almeno da lui, cioè in senso si colpi un po' di colore, vedete, un po' così color corallo. Quindi ringrazio davvero Raul Ivaldi per trucco e parrucco, grazie Raul. E poi che si alzi almeno in piedi per farsi vedere, perché è il creatore di questo vestitino niente male. Grazie davvero, compresa la bigiotteria, come vedete. Se passa una gazza ladra, secondo me perde il senso dell'orientamento e anche la sua identità di genere, comincia a miagolare. E quindi ringraziamo davvero Jorge Di Glamour, grazie. E poi ho uno scoop, ho una gold, busta gold shock, perché voglio presentarvi mia figlia. Ho avuto una figlia per tanti anni che ho sempre tenuta chiusa nello sgabuzzino, perché, solo perché è più giovane di me, e quindi voglio far vedere qui in tutto il suo splendore, vincitrice di Miss Drag Queen 2018, Chanel Monique. Vieni qua tesoro, vieni che ci facciamo. Ma questo scintillio non si è neanche visto alla notte degli Oscar. Vieni, vieni qua. Un applauso anche alla nostra Chanel Monique. Meravigliosa. Vuoi dire qualcosa? Eh?
Ah, vuoi dire qualcosa, vedi? Una buonasera a tutti, per me è proprio un grande onore e piacere di essere qua. Diciamo che la tua avventura in Brasile 25 anni fa, diciamo che ha avuto un buon frutto, direi. Sì, è stato un brasiliano di passaggio. Bene, così almeno sono uscita, per quello che sono uscita così bella, per un po' della mamma e poi del papà. Esatto. Una buonasera a tutti e un proseguimento. Grazie, Chanel Monique. Oh, me lo sono tenuto per ultimo, perché io sto qui anche grazie a lui, fondatore di questo bellissimo, questo festival importantissimo, e quindi voglio far salire sul palco, accompagnato dal vostro applauso, Giovanni Minerva! Nel frattempo noi sanifichiamo sempre i nostri microfoni. Ciao Giovanni! Ciao, ciao. Ciao. Da quanto ciao. Tempo! Cosa c'era? Ah, c'era un cavo? Ah no, 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 sì, c'era un cavo. Ciao Giovanni! Posso abbassare? Sì, qui sì, qui puoi abbassare. Mi metto un po' a distanza. Metti però un po' più a favore di luce, perfetto, ok. Mi vedete? Io no. Dimmi. No, dimmi tu. Tu hai detto tutto, dici, no? Mi hai ringraziato, però ricordati che qualcuno mi ha maledetto. Ah sì? Sì, quando ti ho proposto, quando ti ho detto perché non fai la call, si dice così, qualcuno mi ha maledetto. Ha maledetto te o a me? A me. Ah, ok. Già qualcosa, no? Perché... È stato un anno difficile questo, Giovanni. Molto complicato, pieno di colpi di scena, devo dire. Siamo qua. Però siamo il qua. Colpo di scena più importante l'hai fatto un anno fa, più o meno, un anno e mezzo fa. Eri già stata eletta, eri già stata nominata. E cosa hai fatto subito dopo? Sai che non me lo ricordo? Subito dopo che sono stata eletta, cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Ma ti sei dimenticata? Cosa hai fatto il 19 luglio 2019? Sì, cavolo, vabbè, chiaro, vabbè, ma cioè, scusami, ma ti ho sposato. Sì. Cioè, non nel senso che ho sposato, cioè ho avuto l'onore e il privilegio di celebrare l'unione civile tra te e Damiano, che è anche qui presente. Ciao Damiano! L'avevi già dimenticato, va bene. No, vabbè, ma perché pensavo una cosa legata al, diciamo, al cinema, capito? Come faccio a dimenticarlo? Una cosa del genere. Piangevo più della Carrà ai tempi migliori, quindi figurati. Quindi davvero, grazie Giovanni di essere qui. Grazie a te per quello che hai fatto quest'anno insieme ai tuoi accompagnatori, che tu li hai chiamati badanti. Anche badanti, va bene, sono più giovani di te, però non possono essere i tuoi badanti. Comunque, grazie a te e grazie a te perché io sono qui. Grazie a Giovanni Minerva. E grazie a tutti voi, come sempre. Che il cinema continui, che il cinema non si fermi, che il cinema sopravviva. Grazie a Giovanni, e adesso un po' di musica. Oh, sì, cantiamo, balliamo, non possiamo ballare. Cantare si può ancora cantare, vero? Ballare sulla sedia, vero? Ok, potete traballare. Allora, loro sono Simona Mastroianni, Marta Lagna, Savio Monachelle e Gianluca Gallucci. Un po' di musica, un po' di allegria con le Kikis.
Buonasera a tutti. I just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. Every you know that you don't owe me.
magic woman. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. Trying to make a devil out of me. You put your spell on me, baby. Yes, you put your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Uh-oh. Thank you.
Insieme a me, amica, compagna, inseparabile, insostituibile, metà delle Kikis, Marta Lagna. E alla voce insieme a me, inseparabile, insostituibile, un'amica incredibile, metà delle Kikis, Simona Mastroianni.
love to stay for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Everyone who knows us knows that we're fine with these. We didn't come from money, but every song's like gold teeth, grey goose, tripping in the bathroom, bloodstains, fog and stretching in our damn room. We don't care. We driving Cadillacs in our dream, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your jackets, champagne's islands, tigers on a gold leash. We don't care. We'll never be royal, royal. We do it in our blood. The kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Grazie mille. Allora, vi volevo ringraziare tutti voi, siamo grate di essere qui su questo palco stasera al Cinema Massimo, di essere qui con tutti voi, e volevo ringraziare appunto la direttrice del festival, Vladimir Luxuria, grazie, grazie mille. A Gemma Cerbi, tutti i ragazzi, i fonici, tutti coloro che insomma ci hanno dato una mano. E nulla, comunque davvero vorrei chiedere di fare a tutti loro un applauso, perché nonostante tutte le gioie del 2020 ce l'hanno fatta, e ce l'hanno fatta portare avanti e a realizzare questa magnifica edizione del festival. Grazie, grazie ancora. Thank you.
love me, so I told myself, I told myself, I do, I do, I do. You make up the phone, you know he's only calling when he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Free, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Sì. Secondo la scaletta. Allora voglio sentire davvero un applauso a queste straordinarie voci e questi straordinari musicisti. Grazie, le grazie. Kikis, grazie. Questo è spettacolo dal vivo. Cinema, musica, teatro, e vi abbiamo fatto anche il mazzo. Queste meravigliose rose rainbow offerte da Interflora. Grazie, grazie. Non avete mai avuto delle rose rainbow, no, vero? Effetti, no, no, sono meravigliose. Grazie, grazie ancora a tutti. Grazie. Complimenti davvero. Grazie. Credo che ci vedremo ancora nel corso della nostra vita. E davvero ancora un applauso alle Kikis. Grazie. Eccoci. Vai un po' più in là. Angelo, vieni qua. Io ecco, vieni, qua, raggiungimi, e dire che volevo essere io la sola con la gonna oggi sul palco, niente, mi ha fregato. Allora, bravissime, brave. Sono molto, Simone, molto... Simone e la Marta sono proprio bravi. Brave. Allora, è arrivato il momento dei premi. Perché siamo comunque un festival di cinema alla fine. Certo. Allora, cominciamo con i premi collaterali, come si fa in tutti i festival importanti, e noi siamo un festival importante. Io cominciamo col premio Young Lovers. Io vorrei chiamare sul palco Walter Revello con la giuria. Dove siete? Ecco, prego. La delegazione. Ecco, adesso ti danno un microfono anche. Che nel frattempo viene sanificato. Facciamo anche un applauso a tutti i tecnici che nel frattempo, volontari che nel frattempo smontano. Guarda il tuo foglio con la motivazione. Sei bravo, che sei bravo. Anche stampato grande, perché ormai sono mezzo ciecato. Buonasera a tutti. Facciamo un applauso al lavoro che ha fatto tutta la giuria, perché. Anzi, ne approfitto per. Mi sposto un po'. Ne approfitto per presentarli: Lucilla Marassio, Tommaso Morrison, Viviana Ficetti, Anna Ordila e Chiara Mercurio. Sono riuscito a ricordarli tutti. Bravo. E ringrazio anche tutto il resto della squadra, perché come ogni anno la giuria Young Lovers lavora tutto l'anno, anche in vista del Libere Gabbie Festival che partirà a gennaio. Quindi loro continueranno a lavorare, e gli altri che sono ancora
alle loro spalle, un po' perché sono ancora più piccoli, hanno 16 anni, quindi non possono partecipare alla giuria del festival, e un po' perché 5 ne dovevamo scegliere, questo è quanto. Quindi, cominciamo da... dalla menzione? Bravo. Perché abbiamo deciso di dare, anzi, hanno deciso di dare sia un premio che una menzione, quindi la menzione speciale va a El Cazador per aver... per aver affrontato con chirurgica urgenza il rapporto tra adolescenti, sesso e pedofilia, raccontando una storia non banale con profonda empatia e potenza. Molto bene. E adesso passiamo al premio importante. Il premio che noi abbiamo deciso di dedicare alla memoria di Matthew Shepard ormai da diversi anni va a... grazie. Va a Alice Junior. Per aver saputo raccontare con sguardo onesto e leggero il difficile tema dell'integrazione nel contesto adolescenziale e per averci ricordato che solo uniti siamo davvero forti. E abbiamo un messaggio che Gil e l'attrice Anna Celestino Mota ci hanno inviato e guardatelo perché merita veramente. Bring a news, you won a prize at Lovers Film Festival. Hi Lovers, we are very happy to receive this prize. Thank you so much. We would like to dedicate to the Brazilian LGBTQ+ community, especially to the transgender community in Brazil. Hello guys, thank you so much for this prize because it's a very representative movie here in Brazil and all around the world because the movie doesn't have a trans fake because I am a transgender woman and I play Alice Junior. I was born as my head. Thank you so much, thank you so much. Thank you from the deep of our hearts. Love, Lovers. Vedi mia figlia brasiliana, è servito. Rimaniamo sempre nel Brasile. Comunque Gil e Anna hanno ringraziato ovviamente il festival e hanno dedicato questo premio a tutta la comunità LGBT brasiliana, soprattutto alla comunità trans che in questo periodo in Brasile sta passando un momento non esattamente facile. E quello stronzo là. Ecco, non diciamolo. Giusto per dirla, così. E Anna ha detto che è ancora più importante questo premio perché il film ha avuto tutta una serie di riconoscimenti perché non è un trans fake, perché finalmente su un film con una donna trans, non è la prima volta ma sono rarissimi i casi, è il ruolo recitato da un'attrice veramente trans e lei ci ringrazia, cioè ringrazia Gil e ringrazia anche il festival per questo premio. E io ringrazio la giuria, grazie a voi. Walter, grazie ragazzi e ci vedremo l'anno prossimo. Buona continuità, ovviamente. Grazie del vostro prezioso lavoro. E adesso vorrei invitare sul palco Willy Vaira e Claudio Caridi per il premio Giostaiano. Che... ecco. Io nel frattempo mi metto in mezzo agli strumenti, non sarò il basso, ovviamente. Non dire delle cose brutte. Buonasera. E adesso tocca a voi. Allora, il nostro premio, il premio Giostaiano, posso ricordare? Cioè, no, devi ricordare. Allora, devi il premio Giostaiano che abbiamo creato io e Claudio Carossa è dedicato appunto a Giostaiano. Chi è Giostaiano? Giostaiano è stato il primo omosessuale dichiaratosi in Italia e che ha vissuto pubblicamente negli anni 50 la sua condizione senza problemi di nessun tipo. In più, cioè, per lui, perché ovviamente ne ha creati tantissimi in quegli anni alla società italiana, in più è stato il primo scrittore a pubblicare un romanzo a tematica interamente omosessuale. Il titolo era Roma Capovolta e siamo nel 1959, subito dopo Fellini fece La Dolce Vita, usando anche lui come attore. Altra cosa importante, anzi direi importantissima, è stato il primo giornalista italiano che ha creato una rubrica epistolare interamente dedicata agli omosessuali di tutta Italia,
stiamo parlando del salotto di Oscar Wu, che ha iniziato le sue pubblicazioni nel 1971. In più era una rubrica omosessuale in un settimanale eterosessuale, per cui provate a valutare voi. E io so qualcosa, c'è un progetto su questa, questa. Sì, sì, fortunatamente il prossimo anno, per i 10 anni della sua scomparsa, verrà pubblicato appunto un libro nuovo dove ci saranno moltissime di queste 300 e oltre lettere che gli omosessuali di quegli anni per la prima volta avevano il coraggio di inviare a, a un giornale, chiaramente. E Joe, con la sua ironia, il suo modo di affrontare la diversità sempre in positivo, rispondeva in modo veramente sagace, cercando di sdrammatizzare questa situazione che ovviamente potete immaginare com'era in quegli anni. Contemporaneamente, sempre il prossimo anno, verrà ripubblicato Pubblici Scandali e Private Virtù, che è la biografia che Joe ha scritto assieme a me qualche anno prima di mancare. E quindi un applauso alla memoria di Joe Satriani. Esatto. E adesso passiamo a... Allora, il premio Joe Staiano va al film Alice Junior di Gil Baroni. Di nuovo. Oh, secondo premio, eh? Secondo premio per Gil. Per aver raccontato con leggerezza, ironia, ma anche con grande forza e determinazione e umanità il percorso transgender di Alice contro tutte le forme di homo, lesbo, transfobia. E come il papà di Alice ricorda, la transessualità è fatta per splendere, ma dobbiamo essere noi i creatori della nostra felicità. Questo non dimentichiamocelo mai. Quindi, e ricordiamo che il premio Joe Staiano è un premio oltre di merito, ma è anche un premio di valore, di valore, c'è, sì, un premio di 500 euro per il film vincitore. Quindi ti ringraziamo sempre tantissimo. Quindi, come dice qualche protagonista nel film assieme ad Alice, ricordandogli Go Alice, io direi Go Alice, ma anche Go a tutte le Alice del mondo. Grazie, grazie mille, grazie Will. Grazie. Oh, adesso abbiamo un premio che per la prima volta abbiamo istituito, esatto. Quindi è una novità. Abbiamo il premio del coordinamento Torino Pride e io invito la giuria del coordinamento Torino Pride a raggiungerci sul palco. Su, bravi, bravi. Ci sei solo tu, hai tutte le altre? Ah, ecco, non li vedevo. Prego, buongiorno, buongiorno, buonasera, anzi. Allora, no, infatti c'è tutta una cosa. Giziana, tocca a te. Eccomi, tocca a me, scusate, devo mettere via la cartellina. Allora, abbiamo premiato un film microfono. Nuovo. Abbiamo premiato un film nuovo. Innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Presenterei anche il brava, io, esatto, giuria, Silvia Magino, Gigi Malaroda, Stefania Monea e Alessandro Battaglia. E Giziana Vetrano. Allora, noi abbiamo premiato all'unanimità il film Alice Junior. Oh. E vai! Vado a leggere la nostra brevissima motivazione. Vai. Il film, con un linguaggio innovativo e sicuramente capace di rivolgersi ad un pubblico giovane, regala una scintilla di luminosa e confortante allegria. Il corpo resistente di Alice diventa il catalizzatore di tutte le soggettività non conformiste. Intorno alla sua persona e alla forza della sua testimonianza del diritto a vivere se stessa in un corpo sociale ostile si concentra una vera politica dell'alleanza, fatta da solidarietà genitoriale, coetanee e coetanee che non si vogliono piegare ad una norma che è un concentrato di noia, un insegnante solidale, attorno ad un'identità queer che sa raccogliere percorsi trans, gay e lesbici. E noi ci augureremo veramente che diventi divulgativo nelle scuole, dovrebbe essere, sarebbe proprio una bella cosa, proiettato in tutte le scuole. E ricordiamo che anche il vostro premio è un premio in denaro, adesso è un premio in merito, giusto? Sì, esattamente, è un premio in denaro e daremo
al regista Gil Baron. Quanto? €1.000 con i 500 di prima siamo a 1.500. Siamo a 1.500. Sì. Come Ivan Zanicchi al prezzo giusto. Guarda. Prima di scendere vorremmo fare. Bravi, esatto, sappiamo. Vorremmo fare solo la foto selfie. Vi chiederei di alzare. Sì, un momento perché qua ho l'amico che mi. Allora, questo è il nostro manifesto che abbiamo fatto a sostegno della legge del DDL Zan che sarà in Parlamento in discussione, ci auguriamo che non incontri altri intoppi e poi lo incontriamo e ce ne parleremo, esatto, e infatti questa è stata anche l'idea e significa non un passo indietro perché a noi, alla comunità LGBTQ+, questa legge va bene così com'è e non arretreremo di un passo, non vogliamo giochi a ribasso, non vogliamo giochi ideologici sulla nostra pelle, non un passo indietro. Bellissimo, grazie, bellissimo. Grazie mille alla giuria del Torino Pride. Grazie, grazie, grazie davvero. E passiamo adesso ai tre concorsi ufficiali del festival. Scusa, mi devo la mascherina, mi si appannano gli occhi, non vedo niente. E voilà. Allora, cominciamo con la giuria del concorso internazionale dei cortometraggi. Il premio consiste in €300 da parte di Sicurezza Lavoro. Vorrei invitare sul palco Massimiliano Quirico in rappresentanza di Sicurezza Lavoro e i giurati del premio. Eccoci qua. Microfono bello sanificato, ricordiamo tutto a proposito di sicurezza. Siamo tutti sanissimi. Buonasera. Grazie, è un piacere essere di nuovo qui con voi. Da 4 anni l'Associazione Sicurezza e Lavoro sostiene il Festival Lovers con il premio internazionale per i cortometraggi. È un modo per noi per promuovere i diritti di tutti e tutte sul lavoro e in ogni ambiente di vita e per noi è una grande occasione poterlo fare dal palcoscenico di Lovers. Ringrazio tutto lo staff con cui collaboriamo da anni e ovviamente Vladimir con cui ci siamo subito trovati benissimo anche noi quest'anno. E ringrazio poi Barbara Sorrentini, collega giornalista, conduttrice radiofonica che ha fatto un po' da madrina a questa giuria, ma soprattutto ringrazio gli studenti e le studentesse del DAMS di Torino che hanno lavorato, si sono impegnati con passione insomma, per arrivare a un verdetto finale. Ci sono Liam Falsetti, Alexandra Duma ed Erika Cattaneo. Bravi. Oltre al premio abbiamo voluto assegnare una menzione speciale al corto animato Sirens di Giulia Tudisco. Giulia ci ha mandato un messaggio che adesso ci vediamo. I'm Yuli Tudisco, the director of Sirens, and I wanted to say thank you very, very much for your special mention. We are very honored to receive it and also very, very happy with my team. And we are also very sad that we can't be there during these crazy, crazy pandemic times. But at least our movie can travel without us and maybe bring some joy to the people watching it and some tiny amount of happiness at least. And I wanted to say a fun fact, which is I'm half Italian. My papa is from Sicily, from Sicilia. And the siren song is based on a Sicilian folk song, which is Vittina Crozza, some of you might know it. So this is an Italy-inspired movie. So it's good that it's traveling also there. Thank you again, and have a nice ceremony, and a nice day, and a nice life. Bye, ciao! Carina, la nostra quasi compaesana. Ovviamente, vabbè, avete capito, ha ringraziato il festival che dice che
peccato per lei non essere qui in questi tempi così faticosi dove non ci si può spostare, però almeno col cuore e con la fantasia si può viaggiare. Lei spera di averci dato un mezzo attraverso il suo cortometraggio per fare questi viaggi col cuore e con la mente. Leggerei ancora la motivazione di Sirens: per aver raccontato con leggerezza, ironia, ma anche grande forza, per la visione femminista intersezionale e la rilettura sovversiva del mito della sirena, non più portatrice di morte ma liberatrice, espressa attraverso un uso vivace del colore e del suono. Bene, e adesso passiamo al premio, quello... Passiamo adesso al premio... Al miglior cortometraggio del concorso internazionale. Al premio vero e proprio, che abbiamo deciso, insomma, unanimemente di assegnare a Le Trachon de Paul di Marine Level. Non abbiamo contributi, quindi puoi continuare con la motivazione. Questa è la motivazione. Avvalendosi di una splendida fotografia dai toni luminosi, la regista della Trachon de Paul riesce a far riflettere con ironia e intelligenza sull'amore omosessuale ai tempi delle app di dating e sull'importanza di riuscire a esprimere i propri sentimenti, il rimedio più efficace per combattere la solitudine. Grazie mille. Allora grazie Massimiliano Quirico, alla giuria... Grazie, concorso grazie. Cortometraggi. Grazie, ringrazio te ovviamente, ringrazio anche tutto lo staff con cui abbiamo collaborato e in particolare Alessandro Uccelli che insomma ci è stato vicino in tutte le fasi delle nostre decisioni. Grazie Alessandro, bravo, grazie anche a Elisa Liani per la sua capacità di problem solving come sempre, come avete detto. Tu non sai quanto dobbiamo ringraziare da noi. Posso immaginarlo, alcune cose mi sono capitate, immagino. Grazie ancora mille, a tutti. Grazie ancora. Un applauso, grazie ragazzi, sicurezza e lavoro. Grazie. E adesso c'è il penultimo premio per la giuria del concorso internazionale documentari che dà un premio di 500 euro offerto da UKPS e da Arci e invito sul palco Sofia Viscardi con la giuria. Non si vede, si vede veramente? Eccoci. Ciao. Ciao. Aspetta che mancano i tuoi ragazzi. Si vergognavano, pensavano di non essere chiamati invece. Intanto ciao a tutti, piacere e grazie mille per avermi avuta qui e grazie mille a Giorgio Giacomo, Veronica e Vittoria che sono i miei compagni. Potete avvicinarvi, tanto siete mascherati, almeno vi si vede. E noi abbiamo deciso di dare una menzione al documentario Welcome to Cecenia perché eravamo tutti molto d'accordo che la tematica trattata nel documentario, tra l'altro con una profondità che ci è piaciuta molto, sia molto importante e ci premeva che se ne parlasse molto e vado avanti. Poi, certo. Okay. Non so se c'era un video da far vedere. No, se ci sono ve lo dico. E in realtà poi abbiamo deciso di dare il premio a Always Amber che... Fatelo! Che se lo merita, che alla fine ci ha messi tutti d'accordo per un motivo che secondo me è il più importante, ovvero che siamo usciti dalla sala che ci sentivamo pieni, come quando ti raccontano una storia molto bene e tutti quanti ci siamo detti cavolo, dobbiamo dire ad un sacco di persone di vedere questo documentario e questo secondo me è il motivo principale più importante e quindi si meritava questo premio secondo noi. E noi vi ringraziamo per tutto questo entusiasmo e questa passione, grazie ai ragazzi della Scuola Holden, grazie a Sofia Viscardi. Ciao, ringraziamo Elsie Perino ovviamente. E ringraziamo Elsie Perino che ha fatto una gran selezione. We love you. Grazie mille. Ciao, grazie. Grazie, mille. Grazie a tutti. E adesso passiamo all'ultimo, last but not least. Cioè il premio lungometraggio. Il premio lungometraggi, concorso internazionale, che consiste in un premio di 1.000 euro offerto dal Museo del Cinema. E io chiamo sul palco Pietro Turano e i ragazzi del DAMS che hanno fatto parte di questa giuria e hanno avuto una serata di decisione molto intensa ieri sera. No? Io li vedevo che uscivano fuori e ti dicevo ma... Questo film è bello, ma anche l'altro è bello. Ma anche Si riusciva ad andare a dormire ieri, uno strazio sei stato, Pietro. È stato quasi impossibile decidere, infatti complimenti per la selezione perché ci avete messo molto in difficoltà.
Allora, cominciamo. Anche voi avete dato, avete deciso di citare un film con una menzione? Sì, innanzitutto vorrei ringraziare la giuria che insomma è stata con me. Io sono un attore ma non ho memorizzato i cognomi, scusate, quindi ringrazio Giulia Guasco, Flavia Sorbo, Camilla Canalini, Valentina Velardi e Federico Buchicchio. Bravi. Grazie. E voglio dire solo una cosa prima, voglio ringraziare i Lovers, Vladimir, Angelo, tutto lo staff per avermi regalato questa avventura in un momento così difficile, non solo perché questo è un festival importante e prezioso, ma per avermi permesso di essere qui in un momento così difficile. Sono orgoglioso come attore e come attivista LGBT di essere qui, e io da domani non potrò tornare a lavorare, e quindi grazie di avermi regalato questo weekend qui. Ma passiamo ai premi. Allora sì, come anticipavamo, abbiamo dovuto per forza dare anche una menzione speciale perché i film erano tutti troppo belli. E la menzione speciale è per un film che ci ha restituito uno spaccato nudo e crudo della vita nella profonda periferia, nella provincia. Il film è Las Mil y Una. Bellissimo. Di Clarissa Navas, che ci ha raccontato cosa significa, senza mai scadere nella didascalia, ma quasi come se fosse un documentario, cosa significa essere minoranza LGBT in alcuni luoghi del mondo, e cosa significa anche essere una donna nel mondo, perché è un film dove la protagonista, che è una donna, quasi sembra non riuscire mai ad essere davvero la protagonista né del film e né della sua vita, e quindi merita una menzione. Molto bene. E adesso il vincitore. E adesso il vincitore. Il film, il vincitore del premio Ottavio Mai. Allora, premetto che... non ti devi giustificare. No, sempre, è un però. Film che... no, penso sia importante perché è un film che ha avuto anche, nel tempo prima di arrivare a questo festival, una vita un po' difficile, nel senso che è stato anche contestato nel suo paese, e credo che sia importante proprio per questo poter discutere dei prodotti artistici. E il premio va a Adam di Rhys Ernst. Vi leggo. Guarda Elsie Perino quanto applaude. Guarda, si agita. Vi leggo la motivazione. Grazie. Per aver portato alla luce con onestà e naturalezza numerose dinamiche e limiti che abitano ognuno e ognuna di noi, ribaltando i contesti e il concetto di norma, presentando un microcosmo in cui la norma diventa minoranza e viceversa, per analizzarne le conseguenze e far emergere così le presunzioni, le convinzioni e tutti i paradossi della stessa comunità LGBT+, per il coraggio di mettersi completamente in discussione, esattamente come ogni giorno mettiamo in discussione i sistemi precostituiti ed eteronormativi che permeano la società, assegnando e confermando a questo processo il significato di un profondo valore e in nessun caso quello di una debolezza. Infine, per il virtuoso utilizzo dei mezzi del cinema e del linguaggio universale della commedia, in particolare attraverso una sceneggiatura perfettamente corale, brillante, mai banale, e in costante crescendo, proprio come il percorso di formazione dei suoi e delle sue protagoniste. Bellissimo. E adesso ci è arrivato tipo mezz'ora fa neanche un messaggio di Rhys, che adesso ci andiamo a vedere insieme. Wow, thank you guys so much. I am so happy and honored to accept the award for best feature for Adam at the Lovers International Film Festival. This is just, it's just amazing. I'm really, really happy to get this news, and I'm so grateful and honored. I want to thank, some people I haven't been able to thank quite as often as I would have liked to.
First and foremost, I really want to thank my producers on this film, James Seamus and Howard Gertler. It's been one of the honors of my life to be able to work on this project with you both and to have this opportunity to have been on this journey. Thank you, thank you, thank you. I want to thank Symbolic Exchange, everyone there, and Meridian. I want to thank Ariel Schrag for having written this crazy-ass story in the first place. And all the cast and crew, everybody who's a part of this movie. I really want to thank everybody who's embraced this movie out there in the world. Thank you so much. And, you know, in this time when we're far apart and things have been really hard this year, people are really politically divided, you know, the message of Adam actually has a lot to do with people who are different, being able to come together and kind of work out their differences. And I think that message is just as important in 2020 as ever and will be going into 2021. So I'm looking forward to being back in person with you guys in the future at film festivals and theaters. Thank you so much, Lovers Film Festival. Thank you. È prolisso come me. È peggio, sì, no, come te no. Però anche lui ci ha messo del suo. Ha ringraziato ovviamente i produttori della casa di produzione e è molto contento del premio. Ha detto che in questo momento in cui la gente non si può vedere, non si può incontrare, ricevere un premio di questo genere gli mette forza, spera di riuscire a tornare a frequentare i festival. Ha detto che in un periodo come soprattutto nel suo paese, dove la gente rimane sola, dove c'è una tensione politica altissima, dove è sempre più difficile relazionarsi, un film come il suo e un riconoscimento come il nostro, un film come il suo per il suo paese è una cosa molto importante. Speriamo di vederlo presto, anche perché è bravo. sei prosaica però anche tu, eh. No, è buono. Grazie. E poi oltretutto è uno dei produttori di Transparent, della serie Transparent. Bravo, quindi, bellissimo. Voglio dire, sapeva di cosa parlavo. E vi siete divertiti abbastanza? Ah, no, a parte ieri sera, che mi rendo conto che ieri sera non è stato divertente, però. Beh, potete anche dire tanto qualcosa la mascherina, contro... posso, se qualcuno. Io mi sono divertito molto, non so. Niente, nessuno lo pensa, disperato. Però chiacchieravano, fino a ieri chiacchieravano molto. E allora ringrazio ancora Pietro Turano, ringrazio i ragazzi del Downs per essere stati parte della giuria internazionale dei lungometraggi e con questo abbiamo concluso il palmarès della 35esima edizione di Lovers. E quindi grazie a tutti, grazie a tutte le giurie davvero di aver partecipato. Adesso qui c'è tutto un collegamento che dobbiamo fare, eh? Sì, no, sì, adesso e devi anche spiegare dove mi devo mettere. Adesso tu lancia quello che devi lanciare prima. E cosa mentre lancia. Lo so, tutto qui. Allora, per introdurre lui voleva veramente essere qui. Purtroppo per motivi davvero di forza maggiore non può esserci, ma ha voluto esserci sia con l'opera d'arte di questa mattina, Love is Love, e poi con un collegamento che adesso faremo grazie ai meravigliosi mezzi pazzeschi interstellari e intergalattici del cinema massimo, eh? Ah, mi stanno posizionando, io mi devo sedere lì, giusto? Ok, molto bene. E quindi io direi che potremmo introdurre così, con questo suo ultimo video molto gender fluid. Ando coio coio. E io farei questo applauso a Maleducata! Che meraviglia! Che immagini! Che sensualità! Oh! E adesso, con i nostri potenti mezzi, io veramente ho il piacere, perché lo adoro, perché so quanto ci tiene e perché lo ringrazio di tutto quello che ha fatto, compreso anche questa performance bellissima di questa mattina. Mettiamo in collegamento sul maxi schermo del Cinema Massimo qui a Torino all'Overs Film Festival Achille Lauro.
Grazie, che piacere. Che piacere. Mi sentite? Sentiamo, vero? Sentiamo? Si sente. Io si sento, voi, ci senti, voi mi sentite? Sì. Sentono, sentono. Senti, Achille, ciao intanto, quella cosa è casa tua. Grazie, infatti, grazie per l'invito, un piacerone. Quella è casa tua, Achille, dove sei? Sì, cara. Bella. Quanti piani sono? Sono un paio. Ah, ok, ok. Bella. Senti, intanto ti volevo chiedere questo. Abbiamo appena visto questo video bellissimo, Maleducata. E visto che siamo un festival di cinema, ci ha molto colpito la serie di citazioni cinematografiche colte che vengono fatte in questo video, ma in particolare la grafica che richiama uno dei miei film preferiti in assoluto e sempre attuali, che è il Rocky Horror Picture Show. Esattamente. E comunque il mondo del cinema in generale è ovviamente ispirazione, ma non solo per me, ma per... perché vi perdo ogni tanto. Ecco, ecco, ci sei, ci sei. Eccoci. Dico, sicuramente il mondo del cinema è ispirazione per me, ma penso proprio per il mondo della musica in generale. Come potevo non omaggiare Rocky Horror? Con un pezzo come Maleducata, poi, mi sembrava perfetto. Quali sono state le prime reazioni a questo video? Ma devo dire, so comunque... che a Mario Adinolfi gli è venuta una dermatite ed è squamante dopo che l'ha visto. No, ma in generale io devo dire che porto avanti le mie idee, non mi fermo ai giudizi degli altri, porto avanti la mia identità, anche la performance di oggi in fondo non è neanche legata solamente all'orientamento di genere, è legato proprio secondo me a una libertà generale di scelta, a decidere chi essere. Ok, quindi io appunto porto un po' avanti i miei ideali, da rappresentante di una nuova generazione comunque sono contento di poter essere un po' bandiera di questo. E questo merita assolutamente l'applauso da parte del nostro festival. Tu sai benissimo che quest'anno a Sanremo noi eravamo lì a Sanremo aspettando di vederti. Tu l'hai già spiegato in altre occasioni questa collaborazione che è nata con altri artisti della alta moda. Vorrei sapere un po' come è nato l'incontro con questa grandissima maison. Allora, è stato, devo dire, è stato veramente piacevole, perché sai, molti giornali hanno scritto una trovata pubblicitaria, in realtà la verità è che c'è stata una grande pensata da parte mia e di veramente il mio team. Dopo che avevo fatto il primo Sanremo con Rolls Royce, mi sono comunque detto, cioè, ho capito che cos'era quel palco e mi sono detto che avrei voluto comunque portare quello che io porto effettivamente nel mondo della musica, no? Che poi in fondo è anche un ideale, sul palco più tradizionalista d'Italia. Quindi a 2 settimane dal Sanremo di Rolls Royce mi sono guardato con le persone del mio team e ho detto: signori, vi comunico che voglio portare una specie di rappresentazione teatrale in cui rappresentare, sai, dei momenti, anzi dei personaggi che hanno dimostrato nella storia di essere liberi. E abbiamo scelto appunto i vari San Francesco, Marchesa Casale, Ziggy Stardust, la regina Elisabetta, e una volta che avevamo veramente a fuoco tutto, l'abbiamo proposta alla Maison di Gucci, al mitico Alessandro Michele, che comunque per me è veramente un creativo, una persona stupenda anche a livello umano. Stranamente veniamo anche dallo stesso quartiere, siamo riusciti nello stesso quartiere, e devo dire che il fatto che lui abbia sposato la mia idea, io assolutamente non lo conoscevo lui prima di questo incontro, avevo fatto delle cose con Gucci ma non conoscevo lui personalmente. Devo dire che ho trovato veramente una persona stupenda, un creativo, e capisco perché ricopre quel posto. Senti, questa mattina alla Mole Antonelliana sono entrate delle persone e hanno visto una gabbia con un'opera d'arte dal titolo Love is Love e due bellissime donne che si baciavano. Tu hai fatto un bellissimo post su Instagram di spiegazione, se vuoi anche qui spiegare per quale motivo hai scelto la gabbia e
questo live. Certo, tornerei, scusate, ti ho interrotto, allora Love is Love, tornerei un po' al discorso del fatto che non è veramente circoscritto all'orientamento sessuale, è veramente la rappresentazione della libertà di essere, ok, in tutte le sue forme. Allora, credo che stiamo vivendo un periodo particolare in cui trovo assurdo come l'amore, i sentimenti siano ancora appunto roba da palcoscenico, roba da giudizio, ok? Penso sinceramente, appunto, da rappresentante della nuova generazione, che se ci guardiamo indietro veniamo da 100 anni di pericolosissimi pregiudizi che purtroppo ancora oggi affliggono in qualche modo la nostra cultura. E quindi io credo che, appunto, oltre a quello che abbiamo fatto questi anni con la musica, no, sai, Sanremo, i video, forse quel messaggio non basta più, e quindi io voglio iniziare, ho iniziato da oggi a dedicarmi, capito, anche mettendo la mia squadra proprio in campo per portare i messaggi ancora più che possa arrivare a tutti quanti. Senti Achille, io voglio leggere questa pagina che trovo bellissima, è tratta da un tuo libro autobiografico che si chiama Sono io Amleto, e leggo quello che tu hai scritto perché per me questo è un manifesto, per me che ho fatto anche tanti anni di battaglie, ho trovato bellissime queste parole che voglio rileggere al pubblico del Lovers. Hai scritto: ho avuto a che fare per anni con sta gente volgare per via dei miei giri. Sono cresciuto con sto schifo, l'aria densa di finto testosterone, il linguaggio tribale costruito, anaffettivo nei confronti del femminile e in generale l'immagine di donna oggetto con cui sono cresciuto. Sono allergico ai modi maschili, ignoranti con cui sono cresciuto. Allora, indossare capi di abbigliamento femminili, oltre che il trucco, la mia confusione di generi e il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo, di rifiutare le convenzioni da cui poi si genera discriminazione e violenza. Sono fatto così, mi metto quello che voglio e mi piace. La pelliccia, la pochette, gli occhiali glitterati sono da femmina? Allora sono una femmina. Tutto qui, io voglio essere mortalmente contagiato dalla femminilità, che per me significa delicatezza, eleganza, candore. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ti è successo? Io rispondo: sono diventato una signorina. Grazie. Grazie. Grazie, ti ringrazio per lo spazio appunto, che mi avete dedicato, veramente. Ti volevo chiedere, andando, diciamo così, verso le conclusioni, che cos'è mascolinità tossica nel tuo ambiente? Sai, ogni tanto c'è qualcuno, te, anche Gali, è successo che si è vestito di rosa, e qualcuno, che non diciamo il nome, ma era un po' piccolo, era un po' pequeño, ha avuto a che dire. Insomma, nel tuo, questo ambito un po' della musica, c'è ancora tanto da lottare su questi stereotipi, anche nei testi. C'è ancora tanto da lottare, ma comunque io credo che i ragazzi oggi invece stiano andando verso una, veramente una coscienza comune in cui non esiste più l'imposizione culturale del maschio, ok? Io credo anzi che appunto siamo davanti a una nuova era in cui bisogna combattere tutte queste imposizioni che appunto 100 anni di storia ci impongono. Allora, io Achille ti ringrazio tantissimo di avermi dedicato il tuo tempo, sono orgoglioso di averti conosciuto, ringrazio ovviamente anche tutto il tuo straordinario staff con cui abbiamo lavorato in questi giorni, e voglio salutarti facendoti sentire l'applauso grato da parte del pubblico dell'Lovers Film Festival. Grazie, veramente.
A presto, grazie per lo spazio che ci ha dedicato, grazie a tutti i festival, al presidente del consigliatore, al direttore del museo, a chi è stato veramente un onore partecipare. Grazie, ciao Achille Lauro, all'Overfield Festival, ciao! A prestissimo. Grazie, io adesso mi dovrei alzare da sta poltrona, ho bisogno, qualcuno che mi dia una mano, ecco, vieni Elisa, dammi una mano, ragazzi, sono tutta intera, grazie, oh che meraviglia, la mia scaletta, la mia mascherina, allora, molto bene, dovrei anche salire adesso qui, ecco qua, come se niente fosse, oh, allora, proseguiamo la scaletta e vediamo a questo punto, la mascherina la metto qui, posizioniamo le poltrone, una da una parte e una dall'altra, magari poi faremo un po' più di luce, vero, sul palco, qui mi ci metto io. Allora, io sono davvero felice di avere qui oggi una persona, lo conosco da molti anni, in più ambiti, come il promotore di un grandissimo evento a Padova, che è il Padova Village, come anche quando ha lavorato in consiglio comunale nella sua città, a Padova, e poi tutto il percorso che ha fatto, il percorso di parlamentare. Sapete che per motivi legati all'emergenza Covid, diciamo adesso i tempi, poi ce li spiegherà lui, ma io lo voglio qui oggi. All'inizio pensavo che sarebbe stato qui magari a legge approvato, comunque appena discussa. Oggi siamo qui per augurargli, per fargli sentire tutto il nostro incoraggiamento e quindi come primo firmatario della legge contro l'omobitransfobia e la misoginia abbiamo l'onore di poter ospitare all'Overspin Festival l'onorevole Alessandro Zan. Grazie. Grazie. L'applauso grazie. Del pubblico del nostro festival. Grazie. Grazie, bravi. Sono un po' emozionato. Siediti, ma ce n'è bisogno in questo. Intanto la prima domanda che ti faccio, Alessandro, sullo stato dell'opera. Ecco. Lo stato dell'opera è che questa legge sembra una delle leggi più difficili della Repubblica Italiana, nel senso che abbiamo iniziato il 24 ottobre dello scorso anno in Commissione Giustizia e abbiamo avuto una grande difficoltà in Commissione per approvare il testo, poi è arrivata l'emergenza sanitaria a marzo, siamo arrivati in aula in agosto per la discussione generale, poi c'è stata la pausa estiva, adesso è tornato ad inasprirsi la questione dell'epidemia e è stata rinviata, come dicevi tu, di una settimana e speriamo che arrivi martedì, dunque dopodomani sostanzialmente. Dopodomani. Ti faccio una domanda, tanto lo sai che noi siamo sinceri tra di noi. Pensi che sia davvero una questione legata all'emergenza o un temporeggiare? Ti fidi di questo spostamento? Sei ancora fiducioso? Allora, questa legge è molto ostacolata, ci sono ancora nel nostro paese poteri reazionari, conservatori che non vogliono far fare dei passi in avanti all'Italia sul fronte del riconoscimento dei diritti civili. Però è vero anche che c'è un'altra parte ostinata, testarda, non solo io ma tanti colleghi e soprattutto tante persone che sono fuori dalle istituzioni, che manifestano, che vogliono un paese migliore, un paese meno tossico sul fronte delle discriminazioni e delle sopraffazioni, per cui io penso che questa parte del paese migliore vincerà rispetto a chi vuole riportarci al Medioevo o tenerci ancora ingabbiati, per cui sono sicuro che ce la faremo. Adesso devo indossare i panni tipo dell'avvocato del diavolo, non so, tipo quelli che dicono no, cose tipo ma questa è una legge liberticida che ci toglierà il diritto.
fatto di opinione, non potremo più dire liberamente quello che possiamo dire, perché altrimenti ci mettono in galera. Lo vogliamo ricordare un'altra volta, no? Sì, allora questa cosa di una legge contro l'omotransfobia, e non dimentichiamo che anche contro la misoginia, e dunque è per la prima volta introduciamo appunto dei crimini d'odio contro il sessismo, non solo contro l'omotransfobia, che peraltro sono due aspetti molto legati tra di loro, perché la sopraffazione, appunto la mascolinità tossica, sono in un qualche modo quella parte di cultura patriarcale che vorrebbero appunto la virilità come forma di sopraffazione, soprattutto nei confronti della donna e delle persone LGBT+. E questa sopraffazione, questa mascolinità tossica appunto è legata ad una cultura che è ancora radicata nel nostro paese, anche una come quella del patriarcato, appunto, che dici tu prima. E questa fake news, questa colossale bugia che vorrebbe la legge contro l'omotransfobia e la misoginia come contraria e limitante della libertà di opinione, è perché per la prima volta con questa legge si vuole dare piena dignità alle persone LGBT+. E allora le persone, e soprattutto una certa politica, la politica della destra nostrana, che ha fatto della contrarietà a questa legge una bandiera ideologica, non vuole che le persone LGBT+ abbiano la dignità che meritano da cittadini come tutti gli altri, e dunque ha spostato il focus parlando appunto di una presunta limitazione della libertà di espressione. Ma questa è una grande stupidaggine, perché noi, la legge che noi vogliamo approvare è una legge che c'è già, che esiste già per i crimini d'odio contro razzismo, etnia, nazionalità e religione. Noi prendiamo una legge che c'è già e la estendiamo ai crimini d'odio per omotransfobia e misoginia. Dunque, se non c'era prima un problema di libertà di espressione, di restrizioni costituzionali, di allarmismo democratico, non ci sarà neanche quando noi estenderemo questa legge anche ai crimini d'odio per omotransfobia e misoginia. Dunque queste persone lo sanno, sono in malafede, solo che vogliono destabilizzare l'opinione pubblica creando confusione, creando allarme sociale, addirittura continuando a parlare di utero in affitto, no? Noi vogliamo essere liberi di essere contro l'utero in affitto, a parte che l'utero in affitto è un termine veramente orribile che noi dobbiamo cancellare dal vocabolario di questo paese, perché stiamo parlando di maternità surrogata, stiamo parlando di gravidanza per altri, dunque di di cose e non di un monolocale, giustamente. Esatto. Ma a parte questo, ovviamente utilizzano questi termini e queste modalità per mettere le persone omosessuali contro le persone eterosessuali, cioè creare uno scontro tra persone anziché promuovere la piena cittadinanza per tutti. E questo è ancora pure peggio di essere contro una legge contro l'omotransfobia, perché semina odio che aumenta l'odio, e dunque è ancora più difficile per noi in questo contesto in Parlamento approvare la legge, ma io sono fiducioso da questo punto di vista, mi sento di essere. Bravo, bravo. Devo esserlo. Bravo. Senti Ale, ieri avevo qui Luca Tommasini e abbiamo fatto un bellissimo confronto, e a un certo punto lui ci ha raccontato di quando ha trovato questa parola ingiuriosa sul citofono di casa sua, e questa cosa gli ha procurato dei brutti ricordi legati al papà. Si è chiuso in camera e ha avuto dei momenti di grandissimo sconforto. Fin dove c'è un limite al diritto alla parola che non diventi un'arma per ferire gli altri? Sì, c'è un limite, perché noi abbiamo una delle più belle costituzioni al mondo, abbiamo una Costituzione che garantisce ovviamente la libertà di pensiero e di parola, ci mancherebbe, la Costituzione nasce dalla resistenza antifascista, nel fascismo era
proibita la libertà di stampa, la libertà di parola, di pensiero, e noi stessi anche ai Pride vogliamo avere la stessa libertà di parola e di pensiero per attaccare le frange più radicali, no? Quelle più come dire, ultranazionaliste, ultracattoliche, che ci vorrebbero privi di diritti. Dall'altra parte però la nostra Costituzione all'articolo 3 tutela la dignità delle persone e dice che tutti i cittadini, tutti, sono uguali di fronte alla legge e non ci può essere disparità di trattamento. Ecco perché il Presidente della Repubblica, in occasione della giornata contro l'omotransfobia del 17 maggio, ha detto discriminare una persona per la propria orientamento sessuale o per la propria identità di genere non solo lede i diritti umani di quella persona, ma viola il principio costituzionale dell'uguaglianza. Cioè se tu con la tua parola istighi all'odio, discrimini e istighi alla violenza, quella non è più libertà di pensiero, quella è discriminazione, istigazione all'odio e alla violenza, cioè è un reato e dunque va punito dalla legge. Allora Alessandro, io sono all'ultima domanda che ti faccio, e qui vabbè, una promessa davanti a tutti. Hai visto, prima c'erano dei cartelli che ha mostrato il coordinamento Torino Pride, non un passo indietro. L'ho alzato anch'io. E ovviamente in sostegno alla proposta di legge. Tu sai che abbiamo tanti nemici dall'altra parte, però anche tanti rompicoglioni dalla parte nostra, purtroppo, che non voglio neanche citare, che vorrebbero togliere da questa legge il riferimento all'identità di genere e soprattutto per le persone transessuali molto vulnerabili sarebbe davvero un colpo duro tutto questo. Rimarrà identità di genere oltre orientamento sessuale, perché vorrebbero sostituirla con la parola transessuale, credo, questa è un po' la loro proposta. Identità transessuale, a parte che inserire identità transessuale sarebbe incostituzionale, perché è come se io nella legge dicessi sono vietate tutte le discriminazioni per orientamento sessuale e lo trasformassi in orientamento omosessuale, cioè è come fare una riserva indiana, costruire una zona franca. La legge deve tutelare tutti i cittadini e tutte le cittadine dalle discriminazioni, soprattutto quelle più vulnerabili, come hai detto tu. Ci sono degli emendamenti che vorrebbero cancellare l'identità di genere, ne hanno presentati 805 al momento le opposizioni, soprattutto Lega e Fratelli d'Italia, perché bisogna dire esattamente le cose come stanno, e dovranno passare proprio sul mio cadavere per togliere identità di genere. Intanto, perché questa è una legge che combatte le discriminazioni e noi non possiamo inserire delle, come dire, delle norme discriminatorie dentro una legge antidiscriminatoria, questo mi pare evidente. Dall'altra, anche questo dibattito culturale di un femminismo escludente anziché un femminismo intersezionale, prima è stato presentato, non è stato premiato appunto non so se un cortometraggio o un lungometraggio, ma comunque parlava di questo, è veramente inaccettabile, dobbiamo respingerlo al mittente, intanto perché l'anatomia di una persona non può essere il suo destino, prima cosa. Seconda cosa, difendere l'identità, i ruoli di genere sulla base della differenza biologica dei sessi è esattamente quello che vuole la cultura patriarcale e quello che noi dobbiamo sconfiggere culturalmente. Dunque, Vladimir, sarà martedì inizieremo i voti sulle pregiudiziali di costituzionalità che sempre i nostri amici di Lega e Fratelli d'Italia hanno presentato.
sarà un vero un Vietnam, dico io, perché ci saranno, hanno richiesto i voti segreti su quasi tutti gli emendamenti, per cui noi per ogni voto, anziché vedere le lucine verdi dei voti a favore e quelle rosse dei voti contrari, vedremo solo le lucine blu. Dietro quelle lucine blu ci potrà essere sia un voto a favore che un voto contrario, e ci potranno anche annidare i franchi tiratori. Ecco perché io sto facendo un lavoro faticosissimo assieme a tutti i miei colleghi per convincere i parlamentari che questo è un treno che non possiamo perdere, ma non solo per la comunità LGBT, per tutto il paese, perché siamo al sesto tentativo in Parlamento. L'Italia è classificata dalla Rainbow Map dell'ILGA al 35esimo posto, cioè siamo, la Francia, la Germania, il Regno Unito, i paesi più avanzati, sono ai primi posti della classifica per accettazione sociale e per legislazioni appunto contro gli hate crimes e contro i crimini d'odio. Noi siamo al 35esimo posto, dunque questo treno non lo possiamo perdere, e non possiamo appunto approvare che una legge non arrivasse, una buona legge che tuteli le persone che oggi, solo perché si tengono per mano o perché si danno un bacio in pubblico, sono insultate o prese di botte. Questo non è accettabile in questo paese. Assolutamente. Allora, c'è anche Marco Giusta qui, e ricordiamo che il Comune di Torino, che fa parte della Redi, di questa rete di comuni e di enti contro le discriminazioni, ha approvato un ordine del giorno di sostegno. Ha fatto il controllo di quello che per esempio ha fatto il Comune di Potenza, ad esempio, ha approvato un ordine del giorno di sostegno alla legge che porta il tuo nome come primo firmatario. Quindi ringraziamo anche il Comune di Torino. E voglio dire, scusami, certo, Vladimir, la rete Redi, che è una rete di amministrazioni pubbliche, ha lavorato moltissimo e ha lavorato per costruire un ordine del giorno che è stato veramente presentato da tanti comuni. E tante grandi città, grandi piccole città hanno presentato e approvato un ordine del giorno a sostegno della legge. Dunque la cosa è bella è che proprio dai comuni, cioè dai cittadini, da ciò che è fuori dal Parlamento viene una nonostante l'emergenza sanitaria che è difficile, che ci distanzia l'uno dall'altro, viene una grande forza proprio per dire basta, questo paese deve essere più civile, non c'è più tempo, il tempo è scaduto. Assolutamente. Tanto guarda, una volta che sarà approvata questa legge, succederà come per le unioni civili, no? Che poi tutti si accorgeranno che in realtà non è nessun pericolo liberticida e se ne faranno una ragione. Senti, visto che la nostra rassegna si chiama Lovers, il festival, i film che ti cambiano la vita, ti chiedo così a schiaffo un film a tematica che ancora ti porti dentro, che ti ha insegnato tanto, che ti ha emozionato tanto, tra i tanti film al cinema che tu hai visto. Il film di cui sono innamorato ancora è Morte a Venezia di Lucky Luisco. Meraviglioso, meraviglioso, da un bellissimo romanzo di Thomas Mann, un altro bellissimo film. Caro mio, c'è un premio per te. Allora, non è un premio, ti facciamo il mazzo anche a te, nel senso che grazie a Interflora. Spero di meritarlo. Grazie a Interflora abbiamo delle, vero, ce l'abbiamo, sì, delle meravigliosissime rose Rainbow che ti vogliamo dare, e insieme a queste rose vogliamo farti sentire nei momenti di difficoltà che attraverserai durante la discussione di questa legge, perché ci saranno dei momenti di scoramento, ricordati che c'è un pubblico enorme che ti sostiene ed è con te. Grazie. Alessandro Zan. Grazie. Grazie Vladimir, grazie a tutte e tutti voi. Speriamo di alzarlo presto. Esatto, grazie ad Alessandro, grazie davvero. E che abbiamo finito? Come stiamo coi tempi, Angelo? Perfetti, vero? Possiamo condurre il prossimo Sanremo, io e te. Vieni allora, perché siamo arrivati al momento di presentare il film. Ah, è un film meraviglioso, Io l'ho visto questo film. Che c'è? Oh! Interflora. Aspetta. Mi ha rovinato tutto l'enfasi del momento. Ecco. Ecco.
però la direttrice ha bisogno di un mazzo per lei, mia cara. Ha un fiore dei fiori, ecco. Lo dedico a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, quelli che vedete sul grande schermo, quelli che vedete su un palco, ma anche tutti quelli che non vedete su un maxi schermo o sul palco, i tecnici, i camionisti che trasportano le scenografie, i falegnami, tutto il mondo che lavora attorno a questo settore dello spettacolo. E se la Repubblica è una Repubblica fondata sul lavoro, mi auguro che si riconosca la dignità di tutti i lavoratori dello spettacolo. Fa molto sacco della libertà, messa così. C'è intanto proprio... Senti, no, ma adesso c'è un film meraviglioso. Adesso io dobbiamo... mi sono morta dal ridere quando l'ho visto. Allora, quando l'abbiamo visto ci siamo detti tutti e quattro subito, questo è il film di chiusura, subito, perché è sempre... il nostro è un festival che fa molto pensare, fa molto anche soffrire spesso, perché ci sono dei film dolorosi che devono essere visti, e si cerca sempre di finire con una higher note, come dicono in inglese, con una nota un po' alta, e con questo le note sono altissime, e di note si parla, peraltro, perché stiamo parlando di un film israeliano che si chiama Douze Points, dedicato, ispirato, cioè no, ispirato, ambientato nel mondo dell'Eurovision. I Douze Points sono i 12 punti, che è il massimo che una nazione può dare al cantante di un'altra nazione. E sono riusciti a scrivere un film comico che sposa ISIS e Eurovision. Adesso io trovo che con questa mi sembra la sinossi più agghiacciante e allo stesso tempo attraente che ci sia. Quindi a nome mio, a nome di Vladimir, a nome di Elsie Perin, di Alessandro Uccelli, di tutto il festival, noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati così numerosi anche in questo momento di schifezza generale, e noi intanto vi lasciamo con un film divertente, noi ci metteremo a lavorare per l'anno prossimo, sì, che sembra lontano, ma esatto, ci vediamo a maggio dell'anno prossimo, sperando davvero in una primavera culturale dei diritti e una primavera di cultura e di sogno, che è quello che ci regala il cinema. E sarà un festival, questo è stato bello, ma il prossimo sarà meglio. Esatto. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.